Buonasera, buonasera da Viggiano. È ancora in corso la manifestazione sul luogo del delitto. Queste le parole scelte dal Movimento 5 Stelle per descrivere questa manifestazione. C'è da tutelare innanzitutto il diritto alla salute e la tutela dell'ambiente, ma c'è anche l'aspetto occupazionale da non sottovalutare. Si riesce a tenere tutto insieme? Che cosa siete venuti a dire qui ai cittadini di Viggiano e ai tanti comitati che si sono radunati insieme a voi? Paola Taverna del Movimento 5 Stelle. Siamo venuti assolutamente a denunciare quello che è stato lo scandalo che ha portato poi all'emendamento che oggi ci vede qui a protestare, perché oltre alle bugie con le quali il governo Renzi continua a sostenere che finanziare opere private per aumentare i posti di lavoro si scontra con quelli che sono gli studi per i quali gli stessi soldi investiti in rinnovabile porterebbero decine di migliaia di posti di lavoro in più, non tiene conto di quello che è l'inquinamento, dei danni che si stanno provocando alla salute, del fatto che si trovano i soldi per favorire parenti, in questo caso fidanzati, che vanno a bussare alle porte dei ministri e vengono avallati dal ministro Boschi per presentare un emendamento in legge di stabilità, e si tolgono 4 miliardi alla sanità. Così non solo inquiniamo, facciamo ammalare i cittadini, togliamo i soldi alla sanità e li lasciamo morire così. Questo è l'operato del governo Renzi, questo è il motivo per il quale noi oggi siamo qui e continuiamo a sostenere che i soldi pubblici, perché i soldi che il governo Renzi ha destinato alle infrastrutture che favoriscono esclusivamente dei privati, Total e Shell, sono i soldi dei contribuenti, quindi noi vorremmo che le tasse dei cittadini finissero per i cittadini e non delle tasche dei soliti noti, in questo caso il compagno del ministro in questione, e quindi anche a proposito di soldi pubblici c'è anche il referendum del 17 aprile ormai alle porte, avete chiesto un intervento anche di recarsi alle urne, insomma, per tutti i cittadini della valle è importante, anche se parla di trivelli in mare. Ma noi troviamo scandaloso che il governo chieda che venga perseguito l'astensionismo, diciamo di andare a votare e di votare fortemente un sì, perché noi le trivelle nei nostri mari non li vogliamo, l'inquinamento se lo tenessero nelle loro case, se proprio vogliono inquinare qualche cosa. Grazie. Davide Gianno, per il momento è tutto, vi restituisco la linea. Grazie Marco Malvestio, grazie anche a...